scambiamo due parole anche con Giampaolo Rossi. È un piacere rivederti Giampaolo, che emozione è stata dopo 10 mesi che non ci vedevamo, 10 mesi che non calcavamo il parquet, e ritrovarsi è anche bello, ritrovarsi con una vittoria è ancora più bello. Sì, è stata un'emozione incredibile, già tutta la giornata, pensando che stasera si ritornava al palazzetto per fare una gara ufficiale. E l'ho vissuta in modo strano, vi dico la verità, e anche rivivere le emozioni della partita è stato veramente qualcosa di bellissimo. Dicevamo che nella diretta Facebook vi hanno seguito quasi 170 persone, è vero che il pubblico manca in un palazzetto come Trestina, però hanno fatto comunque sentire l'affetto anche se da lontano. Sì, no, è Trestina e tutta la zona qui ci vuole tanto bene. Sì, sono convinto, anzi siamo tutti sicuri, che se il palazzetto era aperto non c'era manco posto per uno spillo, perché veramente ci vogliono bene, ci seguono, ci stanno tanto vicino, e quindi sentiamo, anche se non ci sono fisicamente, sentiamo veramente che ci stanno sostenendo. E noi ci auguriamo che la federazione dia il via al più presto per poter riaprire le porte al Palafemat. Sabato prima trasferta, gironi un po' rimaneggiati, si conoscono le squadre poco, andremo a Macerata, se non sbaglio alle ore 21. Sì, andiamo a giocare a Corridogna, sono contento perché ritorno in quella città, in quel campo che ci abbiamo giocato, Mara, c'eri anche tu, quindi tanti anni fa, qualche annetto fa, poi ci ho giocato quando allenavo la Jus Arezzo, e adesso ritorniamo con Trestina, che bello, che ben comincia dall'inizio. Trestina 3-1, un bel risultato, 3 punti importanti, in bocca al lupo per sabato, Paolo. Crepi, siamo carichi e speriamo di far bene. Al Palafemat si è appena conclusa la prima giornata del campionato di Serie B2 girone L1, una partita da brividi dopo 2 ore e 20. L'autostop Trestina riporta a casa un risultato più che positivo, una gara combattuta dopo tanti mesi che non si parlava di pallavolo giocata, 2 set dominati praticamente dalla squadra di casa, poi il ritorno delle perugine e il 4° set al Cardiopalma finito 30-28, veramente le ragazze sono sfinite, ma anche noi dello staff. Ci siamo ritrovati qui, Linda, ci eravamo lasciati qui, tu oggi eri l'ex di turno, qui avevi vinto e qui torni a vincere, questa volta con la maglia del Trestina. Sì, è stata una partita veramente, eravamo tutte emozionate prima di tutto, perché dopo quasi un anno ritornare qui era molto emozionante. Abbiamo fatto i primi 2 set impeccabili, ci siamo persi un po' sul terzo e poi l'abbiamo voluta fino alla fine la vittoria, quindi ce la siamo presa. Che emozione è stata, Beatrice, riprovare, riassaporare l'adrenalina, anche chiaramente il fatto di riprendere il ritmo del gioco ci ha voluto, perché è normale dopo 10 mesi riprendere un po' il via, ritrovare anche quell'affiatamento, no? Quel ritmo di gara. È stata un'emozione grandissima, infatti da ieri sera già fino all'allenamento eravamo tutte agitatissime, oggi non vi dico, sui gruppi WhatsApp commenti di tutto e di più. Però volevamo vincere a tutti i costi, perché ripartire con una vittoria secondo me ci dà la carica giusta per poi iniziare al meglio il campionato, quindi è andata benissimo. Complimenti alle ragazze e complimenti a come è stata preparata la gara da coach Rossi e Monaldi. C'è da dire anche che ci hanno seguito, grazie a Ilaria, nella diretta Facebook quasi 170 persone. Questa sera la Filippi ha tremato per lo share, quindi diciamolo, grazie anche a tutti i telespettatori. Mandiamo in doccia le ragazze, sabato prima trasferta a Macerata contro Corridogna alle ore 21.